Benvenuto mio ombre in un nuovo episodio su Kirby e la Terra perduta. In quello precedente abbiamo iniziato la nuova zona, le macerie Meravillà, portando a termine i primi due livelli, ovvero benvenuti a Meravillà e circuito rapido, anche se non al 100% in quanto ci mancano, come vedete, dei Waddle Dee, ma quello sarà materiale per le live. E a proposito di live, ne abbiamo fatta una di recente dove siamo riusciti a prendere, devo dire anche grazie al vostro aiuto, tutti i Waddle Dee nella prima zona Natura Unica, e anche tutti quelli di Oasi Voce d'Oceano. E, come se non bastasse, nella prima zona sono anche riuscito a completare tutti gli obiettivi facoltativi, che consistono semplicemente in arrivare in fondo al livello entro il limite che ti dà qua il minigioco. Non è obbligatorio, ci dà delle monetine in più, e comunque era una cosa che volevo fare per completare il gioco al 100% per l'appunto. Poi trovate anche la live ricaricata qua su YouTube nella playlist dedicata per l'appunto. Allora, torniamo a noi invece, torniamo alla zona Macerie Meravillà, questo fantastico parco giochi, anche se un po' insomma abbandonato come del resto tutte queste zone, e direi di proseguire con la prossima invasione nella casa degli orrori. Entriamo. Cosa ci riserverà la casa degli orrori? Scopriamolo. Intanto controlliamo se qua c'è qualcosa. Ho i miei chakram, che non sono male. Wow. Farà paura? Allora, controlliamo tutto per benino. Chiaramente ci sono le live, però quello che riesco a prendere qui, volentieri, insomma, Giù. Per il momento non vedo... Porca vacca. Cosa vuoi tu? Via. Abbiamo dei fantastici fantasmini. Comunque, credetemi, utilizzare Kirby senza nessuna arma, nessuna abilità, non è da sottovalutare, perché risucchiare i nemici e sparargli contro altri nemici non è male. Anzi, io ho anche sconfitto il boss Tropical Woods proprio in quel modo lì, ed è stato relativamente semplice, vi dirò. Allora, qui c'è qualcosa. Bah, sarà... oh, per abbellimento forse. Questi probabilmente cadranno. Eccolo. Eccoli lì. Bene. Qua c'è qualcosa o no? Tieni duro, Kirby. Mangia 3 dolcetti nascosti dai fantasmi. Ah. Un obiettivo nascosto, l'abbiamo trovato. Ok. Combo. Via. Non c'è qualcosa di nascosto? No, sarebbe troppo infame. Sotto qua. Magari un obiettivo aggiuntivo è distruggere tutti questi cubetti di roccia. No, penso di no, dai, spero per loro. No. Questi, cioè, non fanno danni o servono solamente per... Ah, devo colpire quando c'è il Waddle Dee, mi sa. No. Forse sì. Eh sì. Ok. Fate attenzione naturalmente, perché se colpite il nemico, liberiamo il nemico. Bene. Primo Waddle Dee salvo. Allora, quindi Waddle Dee e ok. Dolcetti, ok. E poi ci sarà sicuramente qualcos'altro. Come sempre al primo tentativo, piuttosto complicato. E non vedo niente. Ma vedo una fantastica lampadina. Si era già visto nel trailer, ma ancora non l'avevamo provata. Morfo lampadina, illumina. Ah, ok.
attiviamo gli interruttori con la luce. Però non possiamo colpire, giusto? No. Monetina. Oh, è tutto buio. Qui c'è qualcosa o è la strada dopo? Forse è la strada. Se io avanzo e tengo pigiato... Se avanzo e tengo pigiato B, va avanti un po' più lentamente, però va avanti. C'era niente qui, giusto? No. Beh, si conviene sempre tenerla premuta. Tenerla accesa, intendo. Tenere premuto B. Non vedo perché dovrei staccarmi. Ops. Oh, ah, ok. Lì dietro c'è qualcosa, ma presumo ci si vada da di qua. Oh, oh. Qui? Ok. Sì, sono caduto. Bene, qui c'era... Cos'è quello? Ah, lo attiro facendo luce. Quindi devo utilizzarne il meno possibile. In poche parole. Non so che raggio abbia, se arriva anche qua giù. Sembrerebbe di no. Sorpresina. Ma vado lì, non ce ne sono più dolcetti nemmeno. Ah, magari c'è un qualche obiettivo con quelli lì. Non lo so. Ci si può aspettare di tutto. Checkpoint. C'è qualcosa qui? No. Aia. Ah, no, aspetta, perché c'era... Ecco. Mamma mia. No, ogni tanto non mi piglia bene il salto. Forse sono io che schiaccio troppo tardi. Lì... Mi sembrava una piattaforma diversa. Ok. Zona extra qui, sì. E spelli. Questo l'abbiamo già. Qui ci sono i nemici. Ah, c'è di nuovo la... La gabbietta da rompere nel momento giusto. Ma cosa dovrei fare qui? Ovviamente posso colpire questi nemici qui, ma cosa mi serve? Oh no. Ok, si faceva così. Vediamo se... Non credo si resetterà. Qualcosa mi dice che ormai è andato. No. Ok, posso riprovarci. Ma non è facilissimo. Come ho fatto prima? Sto impazzendo. No, per vedere. Ma veramente, come ho fatto a arrivarci? C'è un modo per lanciarli più lontani? E mi è venuto per caso?
Poi anche se vado di là non colpisco quello, con la fortuna che ho. Colpisco il nemico. Non ci va. Non è il problema. Magari facendo questa? Ma prima però non l'ho fatta. Ok. Non so come. Provando un po' di volte. Provateci anche voi. Alla peggio fate come ho fatto io. Uscite dalla stanza e rientrate. Nessun problema. Comunque, ho visto bene, era il terzo Waddle Dee. No, secondo. Ok. Quindi, per il momento li abbiamo presi tutti. Non sto però più trovando i dolcetti, il che mi lascia presagire brutte cose. Speriamo semplicemente che il livello duri ancora tanto. Waddle Dee. Eccolo. Terzo? Terzo. Uno, ne manca uno. Questi qui, vediamo, sono curioso. Si possono autocolpire? No. Poteva essere un obiettivo curioso. Questo cos'è? Ah, un macaron. Ah, sì. Ok. 2 su 3, ce ne manca uno. Poi altri obiettivi non me li chiedete perché. Non lo so. Via. Accuccio. Allora, qui è aperto, ma non c'è niente. Credo, almeno. Sei matto? Ma che senso aveva? Era tipo una trappola e basta? E non c'è nient'altro. Ok. Sembrava un bottone, ma no. Era un disegno rosso. Volevo prendere il fuoco, onestamente. Non ce l'ho fatta. Interessante. Come ci vado, no? Mi sa che... Ma fammi capire, c'è un modo per non far crollare la parete? Ah, c'era la scala era farlocca, ovviamente. Ah, vedi qua, infatti. Niente. Ah, ecco. Un obiettivo poteva essere non farsi colpire da quelli. Da nessuna trappola. Ho provato comunque ad arrampicarmi sulla scala, anche se avevo visto che era una parete. Ho detto, magari c'è un'illusione ottica. No. Mi è cascata addosso. Mi è franata addosso. E vabbè. Però il dolcetto lo voglio, eccolo là. Questa è fatta. Bestiale. Progetto. Bomba. Bomba. Può evolversi ancora? No, vabbè. Si possono evolvere più di una volta le singole armi? Non credevo.
da quello che ho visto, insomma, bomba dovrebbe essere quella che abbiamo già. Però vediamo, non avanzo. Ah, si cade. Non avanzo ipotesi. Qua di sicuro c'è la trappola. O di là. Questo è uno specchio. Sembrava uno specchio. Ok, calma. Possiamo distruggerli. Bene. Può essere un obiettivo, eh. Quindi cerchiamo di farlo. Distruggi tre cilindri usando... Sì, era un obiettivo. Lo sapevo. Dolcetti fatto, vuol dire di fatto. Questo qui dei fantasmi fatto, vediamo. Al massimo ne può mancare uno, penso. Infatti ne manca uno. Completa senza toccare i bombospini fantasma. Bombospini, quali sono? Senza toccarli. E va bene, si fa, dai, si fa. Boss? Nope. Questa volta l'episodio verrà bello lungo, ragazzi, perché arriviamo come al solito fino al boss, ormai non ci fermiamo qua. Ok. Andiamo subito. Sfilata da sogno a Meravilla. Via. Il boss in genere non è lunghissimo, però vedrete che arriveremo facilmente ai 35 minuti di video. Dipenderà un po' dalla lunghezza di questo. In genere se ti mettono un tipo di nemico forse è meglio prendergli l'abilità. Non sempre, ma... Oh oh! Ci sarà qualcosa di qua, dai. Troppo pericoloso. Aia. C'era il treno anche di sopra. Cavolo come va veloce. Devo sempre controllare però. No. Paperella. Portare le paperelle, anzi gli anatroccoli, a mamma. Eccone un altro. Poi ci seguono, una volta che ci siamo avvicinati. L'altra volta erano 5, quindi me ne aspetto altrettanti. Attenzione al treno.
Che queste cose qua si muovono? Niente. Tieni. Beh, questa era semplice, eh? Forse era meglio aspettare. Bene. Lì c'è qualcosa. Volevi forse sfuggirmi? 5 Waddle Dee. Anche questo livello lunghissimo. Penso. E ci piacciono lunghi. Oddio, quella cosa lì nera è sempre fanghiglia. Quindi ci rallenta o ci fa anche danno? Ci rallenta. In realtà quando vediamo un nuovo nemico è sempre meglio, secondo me, aspirarlo, perché potrebbe dare delle abilità nuove. Potrebbe, ovviamente, non sempre. Questo ci serve perché dobbiamo volare di là. Possiamo anche ripulire? No. Cosa mi serve stare su questi? Magari un obiettivo? Beh. Allora, intanto devo tornare indietro. Che non ho capito come si tira giù questo. Volando. Porca vacca. Volevo fare il tornado, ma non si può fare il tornado. Cioè, mentre voli, cioè sì, lo puoi fare, ma prima Kirby fa lo sbuffo. E quindi va giù. Arrivaci. Ok. Bene. Niente di troppo importante, ma l'abbiamo fatto. Oh no, da fare a tempo. Ok, c'è l'auto. Qui? Non ce l'ho. Ah, ecco. Scorciatoia? Scorciatoia. Il problema è, conviene utilizzarla subito senza vedere cosa c'è più avanti? Non lo so. Io prima andrei di qua. Perdonatemi, farò della strada in più, infatti sì. Però almeno sono sicuro che non ci sia nulla. Ah, è già finita qui, ok. Allora riprovo, subito. Sì. Devo rifare questo. Ok, ci siamo. Più veloce di così. Potevo accorciare di qualche decimo, probabilmente. Gelatino. Sorpresina. E Waddle Dee soprattutto. Vediamo se è il secondo. O se non ho saltato qualcuno. Secondo. Good. Allora,
Occhio. Qui c'è un cartello strano. Magari non è niente, però. Obiettivo. Grande. Mi dico grande da solo, insomma. È stato un colpo di genio, onestamente. Beh, una volta che si iniziano a imparare i puzzle di Kirby, si fanno anche abbastanza facilmente. Certo, ci sono sempre delle cose che sono abbastanza misteriose, quindi non le riesci a scoprire, però qualcosina, un po' di esperienza fa. Ecco. Allora, a sinistra qua c'è un ballo. Cos'è? Nemici. Boccomorfosi, acqua. Vediamo se possiamo rompere queste. Che magari è anche un obiettivo. Ridendo e scherzando. Allora, dietro non c'erano. Ah, ok. Rispondono, allora non è un obiettivo. Comunque io lo sconfiggo, nel dubbio. Boccomorfosi. Si sta sgonfiando, sì. Aia. Ma lì? Che geni che sono. Sembrerebbe una parete un po' rotta anche qui. Ho dimenticato un modo di... No. Che iella. Ma dove? Di sicuro più indietro. Vabbè ragazzi, ormai. Voglio provare a sparare ancora più in giù. Così. No. Quella rimane crepata. Ti spengo. Ah no, gli ho preso. Avevo visto male. Credevo di averne saltato uno, invece no. Meglio. Molto meglio, direi. Tu, dammi. Ghiaccio. Bene. È facile anche lasciare indietro quegli sbrilluccichi che vedete biancastri, perché quando ci vai sopra appaiono cose. Ho notato che a volte non si vedono. Senza calpestare il fango. Ecco perché c'era il fango. Lo sapevo, tutto ha un senso. Altrimenti non serviva a nulla il fango lì, cioè. Bisognava saltare su quelle frecce. Vabbè. Facile anche questo, probabilmente. Sì, non dovrei avere grossi problemi a farlo. Allora, adesso ci manca l'ultimo. Episodio intenso, lungo. Ma carico. Sono carico. 21 li abbiamo facili proprio. Mm.
Che boss ci sarà? Pericolo sotto la tenda da circo. Bene. Oppure possiamo anche interrompere qua. Ragazzi, interrompiamo qua. Prossimo episodio. Torneremo in città, consegneremo il progetto, potenzieremo quello che potremo potenziare e ci faremo in tutta tranquillità il boss. Perché sì, direi che ci sta. Magari proverò anche a rifare il boss per completare tutti gli obiettivi questa volta, giusto per portarvi un episodio non da 5 minuti, ma magari da 10-15. Vedremo. Però è bene fermarsi qua questa volta, perché altrimenti arriviamo a 40 e oltre. Bene. Direi che per questo video è tutto, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link utili da quel messaggio li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video, ciao! Il prossimo boss potrebbe essere tosto. Non ho letto quello dopo, vado poi a rileggere. Vabbè, ciao!